Salvatore Aronica guiderà la squadra in occasione della trasferta di Crotone. L'ex difensore di Regina e Napoli rientra tra i profili del post Torrisi. Il presidente Valerio Antonini ha ristretto il cerchio a 3 allenatori. In lizza ci sono anche Fabio Liverani e Cristian Brocchi. Negli ultimi 72 ore ho avuto colloqui con 8 mister sulla base di indicazioni precise che su cui abbiamo riflettuto io e il direttore sportivo. E ci siamo concentrati in questo momento su 3 figure, 2 delle quali sono in questo momento esterne alla società e una è mister Aronica, che sta conducendo, come sapete, brillantemente gli allenamenti e che i giocatori mi descrivono essere assolutamente preparato e pronto per gestire la situazione. Anzi, credo che proprio in queste ore ho ricevuto dei feedback eccezionali sia dalla parte tecnica che dallo staff che gestiva anche mister Torrisi. È evidente che è una decisione molto difficile da prendere, perché è una decisione in cui si va a sposare un uomo per i prossimi 2 anni dal punto di vista sportivo, chiaramente, e quindi sto cercando di prendere la decisione migliore. Oltre a Sasa Aronica, le 2 persone su cui ho concentrato maggiormente le mie attenzioni in queste ultime ore sono Fabio Liverani, grande ex giocatore della Lazio in particolare, allenatore di tantissime squadre di Serie A, ha vinto già il campionato di Serie C a Lecce, che incontrerò domani a Roma, e con un altro allenatore, sempre ex grande giocatore, che è Cristian Brocchi, con il quale ho avuto dei colloqui in queste ore. Questi sono i 2 allenatori, a parte Aronica, che hanno colpito maggiormente la mia attenzione, che rientrano nel mio desiderio di portare un allenatore con un'impronta ben definita, con un'idea ben definita, ma devo dirti, Francesco, che evidentemente siamo come società, come presidente, come direttore sportivo, come area tecnica, intenzionati a vedere cosa succederà in queste ore anche con la gestione Aronica, perché siamo convinti che, vista la sua grande esperienza di ex calciatore, con oltre 25 partite in Champions League e 300 partite in Serie A, Sasa sia in grado di fare il ruolo perfettamente, visto che è un uomo che rappresenta la società a 360 gradi, perché, come sai, era l'allenatore della primavera.